venerdì santo, le braccia dell'amore. Carissimi amici, oggi siamo chiamati a sostare davanti alla croce, a contemplare quelle braccia, cioè quei due pezzi di legno che formano la croce, che dalla terra si innalzano verso il cielo, che dal cielo discendono verso la terra e tra cielo e terra si allargano verso l'umanità. Senza la croce, senza la potenza di queste braccia, l'uomo è perduto. Con la croce, con le braccia che dal cielo e la terra si allargano verso l'umanità, l'uomo è salvo. Dalla croce dipende la nostra salvezza, perché Cristo è dono gratuito di Dio per l'umanità. La croce di Cristo ci richiama a saper donare per essere veri uomini, ad offrire amore per sconfiggere l'odio, ad accogliere per snidare l'egoismo e a sapersi affidare a Dio Padre per avere la pace nei cuori e nelle nostre relazioni. La croce, stazione d'arrivo dell'amore di Dio per l'uomo. La croce, stazione di partenza dell'uomo per Dio che abita nell'altro. Contempliamo allora questa croce e il nostro DNA. Inginocchiamoci davanti a questa croce per adorare Dio che abita la nostra umanità. Viviamo in silenzio davanti a questa croce e Dio che parla nel mio cuore attraverso l'altro. Iniziamo il nostro cammino da questa croce e l'autostrada che ci condurrà alla santità, quella santità che dalla terra si innalza verso il cielo e dal cielo ci condurrà verso l'alto. Sia la croce la nostra salvezza. Amen. Buon venerdì santo, carissimi amici. Ci siamo tutti ai piedi della croce. Da quella croce ci è donata la vita. Da emblema di morte diviene mezzo d'amore. L'amore fino alla fine ti ha condotto ad aprire le braccia sulla croce per tutti noi. Oggi si celebra l'amore, non la morte. Non è la fine della vita, ma un dono smisurato d'amore per l'umanità intera. Amen.